Per cui insegnare ai ragazzi, ai bambini, la capacità di affrontare la cultura mafiosa, di analizzarla, di saper rispondere, di non avere paura di fronte a certi fenomeni anche diciamo, sociali, anche che si sviluppano tra i piccoli, pensiamo al bullismo, al cyberbullismo, è importantissimo perché bisogna togliere l'acqua nella quale la mafia sopravvive. Così il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, al termine dell'evento L'Antimafia Sociale in Puglia, organizzato al quartiere San Paolo dal Municipio 3 con il patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana, del Comune di Bari e dell'Associazione Libera. Obiettivo l'educazione alla legalità e la cultura dell'antimafia. Hanno partecipato numerosi studenti. Abbiamo una struttura comunale che si occupa di antimafia sociale e incontra soprattutto i ragazzi, le nuove generazioni, spiegando che non c'è futuro per i criminali che o muoiono oppure finiscono in galera per il resto dei loro giorni. Lo facciamo stando insieme, cercando di coinvolgere le associazioni, le scuole, le parrocchie. Oggi qui ci sono anche tutte le istituzioni. I giovani sono i primi a rischio e noi lo sappiamo, soprattutto i giovani di famiglie anche che non hanno mai avuto problemi oggi con le mafie, però questi figli col miraggio a volte del lavoro, del guadagno facile, sono facile preda della cultura mafiosa. All'evento hanno partecipato il generale Stefano Spagnol, comandante della Legione Carabinieri Puglia, e il governatore Michele Emiliano, il quale ha detto: oggi siamo la regione che investe più soldi nell'antimafia sociale, 30 milioni di euro nell'ultimo periodo, sempre sostenuti da chi svolge l'attività repressiva.